Ciao ragazzi, come state? Io sono Brille e voi lo sapete ormai, io sono americano, quindi ho dovuto proprio imparare l'italiano, non è che sono cresciuto parlando questa lingua, eppure voi non è così, voi l'avete imparato. Abbiamo diversi punti di vista su questa lingua vostra, ma io essendo straniero, sicuramente ho notato delle cose, delle peculiarità di questa vostra lingua, l'italiano. E volevo condividere qualche cosa che ho notato che forse voi non ve ne siete resi conto. Quindi iniziamo, ce ne sono 6 cose che condividerò in questo video. Andiamo al primo. Allora ragazzi, la prima cosa è che spesso avete la stessa parola per due cose completamente diverse. Ad esempio, se qua ho una busta e qui ho una busta. Ma stiamo scherzando. Oh, ma chi l'ha deciso questo? Questo non è una busta, a parte il fatto che tiene qualcosa e questo può anche tenere qualcosa. A parte queste due cose, non hanno niente in comune, eppure tutte e due sono buste. Oh, in inglese, questo si chiama envelope e questo si chiama bag. Non è per dire che l'inglese è una lingua migliore, sicuramente non sto dicendo questo. È solo che per envelope ci voleva una parola diversa. Mi dispiace, ma il fatto che sono proprio uguali, questo non lo capisco. Andiamo alla seconda cosa. Allora ragazzi, la seconda cosa è il verbo semplicemente raccomandarsi, perché vi giuro è l'unica volta in cui puoi dire un verbo senza un oggetto, senza niente, eppure quel verbo è basta, ha un suo significato che tra l'altro io non capisco. Ad esempio, di solito va così: qualcuno, io sto per andare via e qualcuno mi vede e dice: oh Brian, senti, mi raccomando, mi raccomando. Io le prime volte che sentivo questo pensavo, cioè stavo aspettando, cosa ti raccomandi? Qual è la raccomandazione? Cos'è il suggerimento? Sto qui ad aspettare, me lo vuoi dire o no? Poi dopo così tante volte di sentire questa cosa mi sono reso conto che forse il significato di mi raccomando e basta vuol dire super giù, fai il bravo, cioè sii bravo, sii buono. Quindi se qualcuno mi dice, oh mi raccomando, io capisco, fai il bravo. Non so se ho ragione o se ho torto, mi raccomando, sto sempre aspettando il suggerimento, mi raccomando. Cos'è che ti stai raccomandando? Boh, non lo so. Vabbè, andiamo alla terza cosa. La terza cosa è una cosa che mi viene in mente perché sono sempre con la mentalità inglese, cioè io ho la mente americanizzata in inglese proprio linguisticamente. Quindi quando penso alla parola, ad esempio, educazione, che in inglese direi education, però mi sa che sono semplicemente false friends, cioè education in inglese vuol dire tipo l'istruzione, eppure in italiano education vuol dire tipo quanto sei cortese. Se sei una persona educata vuol dire che sei cortese, non rompi le regole. Invece in inglese, if you are educated, vuol dire che ti sei laureato, sei intelligente, hai studiato tanto, you're educated, sai leggere molto bene, appunto questo. Invece in italiano, sei educato, vuol dire tipo fai il bravo, non rompi, cioè, le regole del tavolo, capito come? Quindi educazione, essere una persone educate, cioè proprio mi ha confuso per un po' di tempo, poi mi sono reso conto, educazione non è proprio accademia, capito? Quindi ecco, andiamo comunque alla quarta cosa. Allora ragazzi, la quarta cosa mi ha sempre confuso pure un po', anzi fino a poco fa, quando finalmente mi sono reso conto di quello che stava succedendo quando sento questa cosa. Ma ad esempio, se c'è una frase del genere, il 34% delle persone vuole fare da da da, ecco, c'è una cosa strana di questa frase, perché se diciamo il 34 o qualsiasi numero per cento di queste persone, io avrei detto che il verbo deve essere al plurale, quindi terza persona plurale, vogliono fare. Invece voi dite il 34% delle persone vuole, quindi voi vi riferite al per cento. In inglese la stessa frase, noi ci riferiamo a persone, quindi 34% of people want, non wants, perché è plurale, mi riferisco a persone, non al per cento, capito? Ci sono altri esempi che non mi sono venuti in mente di questa cosa in cui voi vi riferite ad una cosa singolare e poi una cosa plurale, però quel verbo è sempre al singolare così, quindi può essere un po' confondente per dire, ma comunque in inglese ci riferiamo proprio alla cosa plurale. Ecco una differenza tra inglese e italiano. Andiamo comunque alla quinta cosa. Allora ragazzi, la quinta cosa è proprio
un dibattito antico ormai. Non so se ne ho mai parlato in questo canale, ma se abbiamo parole straniere, ad esempio computer, hamburger, che ne so, questi qua, vanno pronunciate con la pronuncia straniera, forse anche la pronuncia giusta in teoria, oppure la pronuncia italiana, cioè prendiamo questa parola e la pronunciamo nel modo italiano. Ad esempio, se dico la frase voglio mangiare un hamburger, dovrei dire voglio mangiare un hamburger oppure voglio mangiare un hamburger. Io sono del pensiero, della credenza, diciamo, che vanno pronunciate nel modo italiano, perché tanto non è, cioè non è bello dire tipo oddio uso lo spray per i tuoi capelli. Va molto meglio dire usa lo spray. Mi sa che voi pronunciate così, non lo so, ma comunque sono della parte di pronunciare come italiano, non come lingua straniera in mezzo a tutte queste parole italiane. Quindi non so cosa ne pensate voi, c'è chi crede che le lingue, le parole straniere vanno pronunciate nel loro modo vero, invece in italiano no. Comunque io dico, diciamo le parole straniere con l'accento italiano quando stiamo parlando italiano. Ecco, andiamo ragazzi alla sesta e ultima cosa in questa lista. Allora ragazzi, vi giuro, questa cosa mi ha sempre confusa e mi confonde ancora oggi. L'uso del lei, dare del lei alle persone, perché ad esempio se io vado da qualche parte con la mia ragazza e qualcuno ci dà del lei e sta parlando con me e dice tipo ecco le do questo, io dico allora perché lo stai dando a me? Ecco, ma lei sta qua. Visto proprio che lei è femmina, cioè lei, la ragazza femminile, no? Quindi se uno mi guarda e mi dice e lei come sta? Io dico perché stai a guardare me? Sta proprio qua, la mia ragazza sta qua. Quando c'è, cioè, se vuoi fare la domanda come sta a lei, puoi anche chiedere a lei, non, cioè, non me lo devi dire a me. Può parlare per sé, lei può parlare, è italiana, sa questa lingua, può rispondere a lei. Invece dicono no, 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 lei come sta? E io dico sta qui, non, cioè, non lo so, puoi chiedere a lei. Questi documenti li lascio a lei. Io dico ma lei dove sta? Non so dov'è lei. Se vuoi lasciarli a lei, la devi chiamare, chiamala, non parla con me. Quindi questa cosa del dare del lei, ci vogliono di solito 3 volte per capire ah, mi sta dando del lei a me, che poi ho 26 anni, perché mi stai a dare del lei? Comunque, c'è chi mi dà del lei, grazie comunque, perché ho capito che è una cosa formale, quindi se mi dai del lei, cioè sono lusingato, diciamo, grazie, ma comunque ci vogliono 3 volte per capire che stai parlando con me stesso e non con una ragazza accanto a me. Appunto, ragazzi, dopo questo sfogo, mamma mia, sono senza parole adesso. Spero comunque che vi sia piaciuto questo video. Come sempre è stato un piacere girare questo video. Sono disperato, voglio arrivare a 200.000 iscritti. Aiutatemi, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like su questo video. Se vediamo ragazzi alla prossima. Peace, brother, one love, one life, deuces, let's go.